Un saluto a tutti e a tutte. Oggi ci ritroviamo insieme dopo un piccolo periodo di pausa dovuto al caldo, perché la sottoscritta, non so se lo sapete, ma soffre tantissimo il caldo e non avendo in questa stanza l'aria condizionata, non sempre riesco ad avere l'energia e la forza per registrare. Oggi ho lasciato la finestra aperta, è domenica, primissimo pomeriggio, sono le però sono quasi le 4, pensavo fosse prima, e stiamo insomma per registrare, sto per registrare un video che vi piacerebbe tantissimo riuscire a pubblicare questa sera. Vediamo, proprio per riuscire a mantenere il nostro appuntamento solito della domenica sera. Andiamo quindi con la sigla e ci vediamo subito dopo. Eccomi qui, in questo video ho pensato di parlarvi soprattutto di shopping e poi mi sono chiesta se fosse il caso di mettervi solo shopping Amazon piuttosto che shopping Wycon o Tigotà. Quindi poi in fase di editing deciderò. Diciamo che ho alcune cosine che ho acquistato, non sono tantissime, però mi piacciono, ecco, quindi volevo proprio un po' segnalarvele e chiedervi come sempre consigli. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto e potete essere interessati a farlo, di iscrivervi. Trovate il link appunto aprendo l'info box, iscrivetevi al mio canale e se volete mettete anche un like al video. Allora, innanzitutto vi voglio parlare dello shopping, più che altro make up, ma non solo, che ho effettuato ultimamente. Infatti, ho avuto un po' più di tempo e grazie all'aria condizionata che c'è appunto nei negozi, sono riuscita ad andare al centro commerciale dove si trova il negozio Wycon, che mi incuriosiva molto, non l'avevo ancora visitato e volevo un po' fare un giro, e poi sono stata da Tigotà. Inoltre, ho fatto una spesa extra super mega low cost di make-up su Amazon. Allora, veniamo subito a Wycon. Da Wycon ho fatto una spesa che mi ha dato qualche soddisfazione perché ho approfittato di un'offerta che credo sia sempre valida, ovvero compri 4 prodotti e ne paghi 3, il meno caro te lo regalano. Visto che ero alla ricerca di un po' di prodotti da scoprire, soprattutto i rossetti liquidi, e volevo poi provare un nuovo blush che anche voi infatti mi avete suggerito di fare, diciamo una strategia per cambiare, allora sono andata e ho fatto una spesa. Ora vi dico quanto ho speso. Vedete, Wycon Cosmetics, centro commerciale. Vediamo un attimino lo scontrino. Lo scontrino è di 20, no, 28 euro mi sembra. Metto un secondo, come sempre, ormai lo sapete, gli occhiali da lettura. 28,70 euro. Quindi ho speso per 4 prodotti, che poi sono 3 perché appunto uno è in omaggio, una cifra che secondo me ci può stare benissimo. Allora, innanzitutto mi sono, diciamo, fiondata sui rossetti liquidi. Questo perché avevo molta curiosità. Questo è uno dei due che poi alla fine ho deciso di acquistare, mi piace tantissimo. Questo rossetto liquido è Magic Brick. Diciamo il nome ufficiale che ha dato il brand, ma vi voglio anche dire il numero, anche se poi vi scrivo tutto in info box. Baby Brick, non Magic Brick, numero 30. E poi ho preso anche il 29 Marsala. Allora, il prezzo è di 7,90 euro. Ritengo che sia piuttosto buono per un rossetto, e proprio Baby Brick è questo. Vi faccio vedere proprio la colorazione. Faccio anche uno swatch, anche se ripeto, è quello che vedete sulle mie labbra. È un rossetto liquido, ha una media tenuta medio-lunga e soprattutto non macchia, non si trasferisce. Diciamo che se mettete la mascherina, anche se ormai insomma non usa più tanto, diciamo, portarle in modo obbligatorio, ma al di là di questo
Se voi usate la mascherina, non vi dico che non rilascia nulla, però è veramente uno di quelli che durano e rilasciano poco. Questo invece è il color Marsala, più nude, un po' più freddo, ma non mi dispiace neanche questo. Diciamo che per le mie labbra che sono sottili non è il massimo, ecco il color Marsala. Vedete, questi sono i due colori comparati. Se sentite qualche rumore, perdonatemi, ma ho dovuto assolutamente tenere la finestra aperta e c'è l'autobus che ogni tanto passa. Quindi ripeto, 7,90 euro, e uno di questi due rossetti l'ho preso, diciamo, gratuitamente, perché era il prodotto che costava meno. Quindi, se avete una carnagione come la mia e un colore di capelli comunque castano, ma non solo, perché secondo me il color mattone si può ben sposare quasi con tutti i tipi di colorazioni, e mi è stato appunto suggerito dalla commessa. Poi, visto che io vi avevo detto nel mio video precedente, che se riesco vi linko qua, che ero veramente ossessionata dal blush di Max Factor in Seductive Pink, mi sono detta: guardiamo un po' se nel negozio c'è qualcosa di simile. E vi posso dire che ho trovato qualcosa di molto interessante, e soprattutto si tratta di un blush cotto, ma che è anche bello bello grande, cioè non stiamo parlando di una mini cialda come quello appunto di Max Factor. Quindi vediamo, eccolo qua, questo è il blush cotto, che appunto ha una, forse lo sapete già che Wacom fa le confezioni molto simili a quelle di Kiko. Il blush cotto è questo, vi voglio proprio far vedere bene bene il colore perché è stupendo. Il colore è Cotton Candy. È un color rosa con un filo di pesca, e la cosa bella è che è bello luminoso. Ce l'ho su in questo momento, però voi non fate tanto caso comunque ai colori che vedete qua, perché poi fra le luci, ve l'ho già detto altre volte, e comunque la fase di editing, qualcosa potrebbe perdersi o virare, diciamo, cambiare un po' di colore. Questo è il colore, è anche pigmentato, guardate il colore del blush. Ora qui vedete i rossetti liquidi e qua ho messo il blush, vediamo se riuscite a vederlo, penso proprio di sì, perché sto facendo in modo che si metta a fuoco. È proprio bello, mi piace, sono contenta di averlo acquistato, e mi sembra che abbia anche questa luminosità, perché appunto essendo cotto ha una parte che è pearlescente, si vede proprio, però non lascia glitter rozzi. Mi piace molto di più ad esempio dell'Orgasm di NARS, che avevo acquistato online su Sephora, però poi su di me non mi piace tanto. Fatemi sapere naturalmente quali sono i vostri blush e i vostri prodotti preferiti di make up low cost, perché io sono sempre alla ricerca e sto cercando di acquistare anche i prodotti che voi mi suggerite, così poi facciamo un video in cui vi dico magari cosa ne penso anch'io. Quindi abbiamo visto tre prodotti, veniamo al quarto di Wacom. Come quarto prodotto, voi sapete che sono veramente ossessionata da un problema che è quello delle borse sotto gli occhi, e sicuramente è un problema che deriva tanto anche dal mio stato di salute. Ora non vi do i particolari, diciamo, di quello che ho, però è molto dipende da quello sicuramente. Ho voluto provare un correttore aranciato, e allora ho provato ad acquistare questo, che è un correttore liquido, non è particolarmente spesso, anzi è molto lieve, molto fine e sottile, è un arancio classico, diciamo, di quelli proprio che riescono a correggere abbastanza bene, anche se, ribadisco, non fate caso appunto al mio stato, diciamo, perché non fa tanto testo, dovete provarlo su di voi. E poi chiaramente sopra metto un correttore un po' più uniformante, come ad esempio il mio preferito del momento, che è per me il miglior correttore anche anti-age che ci sia in circolazione adesso, ed è quello di NYX, il Bear With Me, che forse ho portato proprio per farvelo vedere, vediamo, eccolo, sì, l'ho portato con me per farvelo vedere, Bear With Me di NYX. Vi ricordo che rimane veramente un grandissimo correttore. Vi voglio anche ricordare che, come voi spesso mi chiedete,
Se riesco vi lascio in info box i vari prodotti linkati, così se volete date uno sguardo e se avete voglia di acquistarli lo potete fare col link o cercandoli, diciamo, di vostra iniziativa. Poi, per quanto riguarda Wicon, ho terminato. Vi voglio dire però quali sono i prezzi nello specifico. Quindi vi ho già detto che il rossetto liquido da Wicon costa 7,90. Aspettate che metto di nuovo l'occhiale perché è sempre meglio per non darvi informazioni sbagliate. 7,90 euro rossetto liquido. Ne ho presi due e ne ho pagato solo uno per la promozione. Poi 12,90 euro il blush, ma onestamente vedendo che la confezione è bella grande, guardate quanto è grandina, direi che ci sta benissimo di spendere quasi 13 euro, però guardate, cioè è grande, la confezione delizioso, vi giuro, un colore stupendo, proprio davvero bello. Guardavo se trovavo qualcos'altro come diciamo referenza, no, cotton candy. Ed è, diciamo, l'articolo più caro che ho acquistato. E poi abbiamo un 6,90 per il liquid concealer, quindi il correttore, per un totale di 28,70 euro. Quindi secondo me è stato un acquisto valido. Cosa non mi convince tanto è il rossetto Marsala perché è più scuro. E io invece ho voluto provare, però non lo vedo tanto nelle mie corde. Chiudiamo con Wicon, andiamo adesso su Amazon. Infatti, sempre seguendo i vostri suggerimenti, ho deciso di cambiare. Per cui, per il mio trucco occhi, ho voluto acquistare non più Corff, ma ho voluto provare con altri prodotti che però secondo me possono essere anallergici. E quindi, leggendo l'inci, mi sono rivolta al marchio Puro Bio, al marchio La Vera. E Anix, che però in questo caso non implica, cioè per quanto riguarda le sopracciglia, non ho allergie, almeno al momento, speriamo bene. Allora, voglio subito dirvi che su Amazon ho trovato dei prezzi concorrenziali, quindi io spero che ci siano ancora perché li ho presi credo una settimana fa e vi linko tutto. Allora, partiamo quindi con gli occhi. Allora, di Puro Bio ho preso un Kajal nero che trovo ottimo, non c'è molto da farvi vedere perché è semplicemente una matita nera, non... però io comunque vi faccio vedere un attimino come mi è arrivato. Non aveva la scatola, era così, ma era intatto, perfetto. L'ho provato già diverse volte, si sfuma molto bene, è morbido, ma non tende a sbavare, per cui non mi ha dato problemi di allergia al momento. L'ho usato 3-4 volte, mi sentirei di dirvi ok. Altro prodotto che ho messo anche oggi è la matita di La Vera marrone. È una matita che viene usata appunto per delineare il contorno occhi, una matita morbida, anche in questo caso non mi ha dato problemi a livello di sbavature e soprattutto, almeno per il momento, non mi ha dato problemi di allergia, il che mi rende molto felice. E ora vi dico anche una cosa, ho acquistato un mascara. Può darsi che questo mascara un po' mi di allergia, ma vediamo. Il mascara è di La Vera e si chiama Deep Darkness, cioè è proprio un mascara molto molto nero, nero carbone. La confezione, diciamo, è questa. Ho letto l'inci, non ho trovato ingredienti particolarmente strani. Vi faccio vedere anche lo scovolino. A me personalmente piace perché ha lo scovolino in silicone ed è di quelli che appunto prendono le ciglia bene una per una. Anche se ve lo dico, come l'high definition di Corff non ne ho ancora trovati, è proprio il mio preferito in assoluto. Però questo lo trovo comunque valido, sempre se non siete di quelle persone che amano l'estremo volume, l'effetto ciglia finte, però allunga, allunga in curva. L'unica cosa è che l'avevo indossato questo mascara insieme alla matita marrone di La Vera e avevo notato prurito. Poi ho messo solo la matita marrone La Vera, non ho messo questo e il prurito non c'è più stato. Quindi io temo che questo per me, ripeto, per me possa essere un po' fastidioso, però vi saprò dire. Ah, ho dimenticato di dirvi i prezzi, incredibili, sui 5 euro una matita,
sui 6 l'altra, il mascara di nuovo stesso prezzo. Ripeto, perdonatemi perché non li ricordo e non ho lo scontrino perché ho preso su Amazon. Però vi garantisco, più low cost di così proprio non si può. E vi metto giù in info box tutto. Altra cosa che vi volevo dire è che ho acquistato quello che a mio avviso è uno degli, come dire, strumenti per sopracciglia migliori del momento. Sto parlando del Lift and Snatch di NYX. Guardate bene la confezione, stampatevela bene in mente perché è qualcosa di sensazionale. Allora, fa un effetto tattoo. Mi ricorda tanto il pennellino che aveva realizzato Kiko, perché è un pennellino in feltro, vedete, che praticamente vi riproduce l'effetto del peletto. Vi faccio proprio vedere come sono i tratti, guardate, può essere più piccolo, vediamo, se riesco a farvelo vedere bene in primo piano, vediamo, vediamo, vediamo. Il colore che ho scelto io è Espresso perché è un colore marrone caldo scuro. Poi ci sono varie tonalità, sempre su Amazon. Un ottimo prezzo, mi sembra sui 10 euro. Poi ripeto, magari vi metto tutto. Eccezionale. Ora, voi non fate caso come io faccio le sopracciglia perché avendo problemi di vista, il mio occhio, aspettate, il mio occhio sinistro non vede, quindi quando io mi ritrovo a truccare quest'occhio lo devo fare alla cieca, ma proprio alla cieca. Quindi io per forza di cose mi faccio una sopracciglia in un modo e una sopracciglia nell'altra. Ma voi che mi auguro avete una vista migliore della mia, vi posso garantire l'effetto peletto, effetto tattoo, c'è tutto. Potete fare ciò che volete delle vostre sopracciglia con questo in un attimo. Basta avere un buono specchietto e basta chiaramente avere la vista, avere proprio, diciamo, l'idea di come volete delineare le vostre sopracciglia. Ve lo garantisco, è eccezionale. Miglior prodotto, fra l'altro, NYX grandiosa, perché c'è anche il famoso Bare With Me che vi ho fatto vedere prima, il concealer. Quindi grande NYX che ultimamente sta sfornando dei prodotti extra. Vi faccio vedere altre cose che ho comprato su Amazon, sempre a un buon prezzo, che sto indossando: il fondotinta di Astra, quello ormai super extra mega famosissimo, Transformist, che mi piace. Non ne devo mettere troppo perché ho notato che se ne metto un po' di più tende a vedersi, e se sappiamo dosarlo bene, stenderlo bene, è molto elastico. Beh, grandi best, io credo di avervene già parlato, ma giusto per non dimenticarmi nulla, ve li ridico: il famoso Butter Bronzer di Physicians Formula. Una setosità, burrosità stupenda. Unica cosa, se siete molto abbronzate, questa tonalità non si vede. Se invece siete chiare, va benissimo. E per terminare, il suo illuminante, sempre di Physicians Formula, che è questo, il butter bronzer, scusate, illuminante, anche questo della linea Butter. Io ultimamente tra NYX Butter Gloss e Physicians Formula tutto Butter, però perché alla fine poi i prodotti cremosi sono anche quelli un po' più anti-age, no? Basta non esagerare chiaramente e non metterne troppi. Mi sembra di avervi fatto vedere tutto quello che riguarda il make-up e molto presto un video con gli acquisti dati Gotà, un po' acquisti misti. Per cui vi aspetto, spero di avervi fatto compagnia. Datemi tutti i vostri consigli per gli acquisti top make-up e non solo low cost. Iscrivetevi al mio canale, mettete un like se vi è piaciuto il video e alla prossima. Ciao!